Ciao ragazzi, sono Valerio, sono da 15 anni nel settore multimedia. Per Italdrone mi occupo del reparto creativo. Oggi vi racconto la professione del videomaker. Avevo ancora 16-17 anni, ho avuto la possibilità di andare in giro per dei villaggi turistici e filmare una serie di attività che venivano svolte. La cosa molto molto carina che faceva passare bene le giornate è che l'attività nello specifico era quella del kitesurf. Non esisteva ancora il digitale, mi sento un po' un nonnino a dire queste cose. Con la cassettina mini DV e la videocamera vecchia scuola, cavalletto sulle spalle, abbiamo avuto l'opportunità di andare anche all'estero e documentavo la settimana formativa verso i villeggianti per imparare a fare kite. Sembra quasi di rivedere foto e video, situazioni che si vedono esattamente al giorno d'oggi su Instagram, però all'epoca non c'era internet. Ma la domanda che io mi pongo quasi tutti i giorni è: che cos'è un videomaker? Videomaker alla fine è una persona che riesce con un cellulare, una macchina fotografica, un'attrezzatura a raccontare qualcosa e confezionare un prodotto che funzioni senza l'ausilio di particolari altri professionisti. Perché ricordatevi che l'ambito video può essere al giorno d'oggi gestito in prima persona, quindi il videomaker filma, monta, realizza un pacchetto e pubblica un video, oppure hai delle situazioni da video corporate aziendale o situazioni cinematografiche in cui c'è comunque una troupe dietro quella che è la realizzazione del video. Il videomaker oggi è quello che fa tutto da solo, o al limite può avvalersi della collaborazione di qualche figura, ma la troupe è veramente molto leggera. Io penso che uno degli ambiti più interessanti oggi sia quello di realizzare contenuti in viaggio, è una cosa che va molto di moda. Se si riesce ad entrare in quel segmento di mercato, si possono produrre delle cose molto interessanti, farsi un bel po' di viaggi in giro e prendere anche due soldini. Si possono fare video con i cellulari, si possono fare video con macchine fotografiche, si possono fare video con strumentazioni cinematografiche, si possono fare video con camere 360. Ormai con Instagram, TikTok, addirittura i video riusciamo a montarceli senza neanche chissà quale capacità di software, ma dall'uso materiale a quello professionale c'è una sottile differenza, cioè la piena conoscenza dello strumento, che sia lo strumento con cui acquisiamo le immagini, che sia lo strumento con cui montiamo un video. Per montare un video oggi può bastare anche un iPad da un certo punto di vista, però il controllo ancora del software funziona su quello che è un computer. Quindi, nel momento in cui abbiamo acquisito qualcosa, andremo a montare tutte quelle che sono le scene con dei software di montaggio, quali Final Cut o Adobe Premiere. Sono ormai di uso comune per chi si appassiona a questo mondo. È tutto un mondo veramente soggettivo, perché c'è chi filma e vuole l'attrezzatura grande, c'è chi filma e vuole l'attrezzatura piccola. Ci sono mille tecniche di ripresa, mille tecniche per raccontare qualcosa, video che si realizzano con la telecamera in mano senza cavalletto, video che si fanno solo col cavalletto, video che si fanno con telecamera con stabilizzatore d'immagine, video che si fanno con i droni, strumento quasi indispensabile e necessario quando si vuole realizzare un contenuto multimediale. Negli ultimi anni ho avuto la possibilità di partecipare a diverse produzioni perché, filmando principalmente col drone, c'era la necessità di avere uno specialista che facesse il video col drone e quindi ho avuto la possibilità di vedere come funzionava uno shooting di un'agenzia, come funzionava uno shooting di una serie televisiva. Considerate che una volta siamo stati 8 ore sopra un sasso in Corsica per fare una scena che è durata un minuto. Una delle cose che non si considera è che per fare un buon contenuto serve molto tempo, oltre a conoscere la tecnica.
E quindi le situazioni migliori per filmare sono sempre le albe e il tramonto. Bisogna avere la pazienza e la tenacia di essere anche in situazioni impervie, in mezzo al fango, in mezzo alla neve, con le dita che si congelano. A meno che ovviamente il vostro auspicio non sia quello di fare solamente video in un set, quella è un'altra cosa. È un mondo veramente ormai saturo anche di figure professionali che lo occupano, ma se avete la passione verso quello che è il filming e avete la possibilità di voler approfondire, nel momento in cui si ha la capacità di gestire la macchina con cui si filma il montaggio, poi col tempo ci possono essere varie possibilità di crescita. Considerate che c'è chi si può specializzare nella sola ripresa, quindi fare l'operatore video. C'è chi può specializzarsi nel montaggio, quindi fare solo editing, non andare neanche sul set e ricevere materiale fatto da altri e montarlo. C'è chi può specializzarsi nella colorazione, nella post-produzione di quelle che sono le scene che si vanno a filmare. Oltre a questo, nel momento in cui si ha la padronanza di tutti gli elementi, si può anche pensare di rimanere nell'ambito video e magari un domani coordinarlo e gestire una troupe esterna e organizzare la logistica che è dietro un set. Quindi, se avete voglia di avventurarvi in questo mondo, bisogna darsi da fare.